Hello guys, io sono Shen e bentornati su Ghost. Allora, per voi è passato veramente poco tempo, per me è passato tanto, tanto tempo dall'ultima registrazione, quindi non mi ricordo tantissimo di dove eravamo rimasti. Dovevamo sì andare a salvare Jaco. Dicevo, dovevamo andare a salvare Jaco, Jacker. Come si chiamava il tipo? Ho tipo un lapsus improvviso di non mi ricordo come si chiama, ma dettagli. E dobbiamo andare avanti di qua, possibilmente senza morirci male. Possibilmente sempre, eh? Nope. Ciao. 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 Ok. Quasi oh cavolo. Ok, quella torretta laggiù potrebbe essere un piccolo problema. L'ho distrutta? L'ho distrutta. Ok, andiamo avanti. Scendiamo di qua. Scendiamo di qua. Scendiamo di qua. Scendiamo di qua. Ok. Premia, cosa c'è qua dentro? Una stazione di salvataggio, ma perché qua là sopra non posso andare? Ah no, non posso. Sembrava di aver visto una parete che potevo passare, ma vabbè. Salvataggio. Qua abbiamo... Ah, gli altri robottini, il nostro robot checkpoint. Ok. Cavolo. Beh. Vediamo il lato positivo. Aia. Sono riuscito a distruggere tutte le torrette. E qua fuori ho anche l'altro robottone. Se però io premo R e il tasto R mi funzionasse, potrei anche fare dei grandissimi passi avanti. Ma il gioco è abbastanza antipatico certe volte. Ok, sono tornato nel mega robottone. Pistola scudo. Ah. Ah, ho lo scudo volendo. Hello. Utilizziamo subito lo scudo. Haha. Volevate. Aia. Ok, questo potrebbe essere un problema. Ma perché lui può, io no? Cos'è sta infamata? Lui mi riesce a colpire e io non riesco. Oh, non ci riesco. Quasi. Quasi. Ancora un pochino. Ah. Maledettissimi torrette del malaugurio. E sono pure morto. Notare come abbia leggermente perso la mano col gioco. Ma proprio leggermente. Ah, con questo ho lo scudo corporeo. Ah, mi protegge tutto. Interessante. Però dovrei aver distrutto... Come ho schivato l'ultimo non lo so, ma va bene. Boom, boom, e boom. Altre torrette, vero? Però stavolta l'ho distrutta in tempo. Oh cavolo, questa stanza potrebbe essere brutale. Ok, e una è stata distrutta. Usiamo lo scudo corporeo. Due. Mancatissimo. Tre. Ok, e fin qua ci siamo. Qua c'è un robottino da prendere. Perfetto. E tu a cosa mi dovresti tecnicamente servire? Non lo so. Quindi torniamo su un robot di nessun grado. E questo è un altro problema, perché se trovo i tipi di grado più alto mi spara una pista. No, ho trovato l'ascensore. Perfetto. Si scende.
Mi scende. Giù, 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 giù. Salvataggio. Yeah. E qua abbiamo un'altra... Sì, un'altra stanzetta con i robot. Quanto è lungo ancora sto salvataggio? Perfetto. Che cavolo... Really? Ripeto, really? Quella era una trappola e non l'ho notata. Ciao amico! Sto provando un certo senso di odio pesante. Ma tanto. Tanto pesante. Nope. Lì c'è un'altra trappola, lì c'è un'altra trappola. Vediamo se riesco a distruggerlo. Perfetto. Non ci sono altre trappole, vero? Ok. Porta che mi porta dove? Ho un'altra simpatica trappola. Cerchiamo però di non farci ammazzare, perché con 20 di vita, fidatevi, non andrò molto lontano, se vi faccio anche singolarmente colpire. Ok, perfetto. Un po' meno perfetto. Più o meno perfetto. Ok, fortunatamente ero preparato all'evenienza che mi sparasse. Un salvataggio, una porta che mi porta da altri robottini. Sopra ce n'è uno che non so cosa sta facendo, ma noi lo lasciamo là e andiamo avanti. Quanto è lungo sto salvataggio? Ehi, ciao amico, sto a posto, sto bene. Questo è un problema, vero? Ok. Poteva andare molto peggio. Ok, abbiamo il robot di livello 3. Quanto rischiato. Altra porta con i robottini. Aspettiamo che passi, si spenga. Via. Quanto diavolo è stato veloce quel coso. Raggio laser. Contiamo un attimo. Uno. Uno. Ok, ce l'ho fatta. Questo è un problema. Neanche troppo. Oh mon dieu. No, fermo, bravo. E adesso scendo di qua. Devo passare nel momento in cui questo passa. Ok. Ciao amico. Allora, sono anch'io un grado 3, non mi sbaglierò. Bravissimo. E quelle sono delle torrette poco simpatiche. Una è stata distrutta. Seconda distrutta. Quasi distrutta. Decisamente distrutta. Quasi distrutta. Nemici distrutti. Ok, e fin qua ce l'avevamo fatta. Lo ammetto, sto iniziando a provare un certo senso di monotonia e noia in questa missione. Abbastanza. Amico. Non dimmi che mi devo rifare tutta la strada. Ma porca. Calma. Calma e pazienza. Ce la possiamo farcela. Come dice un famoso detto, ce la possiamo farcela. Ciao amico.
Allora, è il momento di sfruttare mano destra e mano sinistra in questo movimento. Ok, ce l'abbiamo fatta. Salvataggio, porta che ci porta qua. Qua ci sono i tipi che mi servono. Porta che mi porta a un boss. Interessante. Ok ragazzi, se avete visto un taglio è perché mi volevo preparare psicologicamente. In realtà volevo tanto per un sorso d'acqua prima di iniziare questa battaglia boss contro questa persona molto simpatica. Ottimo, se ci sfiora siamo morti. No, ma mi è sempre piaciuto avere l'idea. Ho sempre voluto sfidare un boss che appena ti tocca muori. Oh, oh! Oh, wow, 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 wow! Oh! Ah! Ah, simpaticone! Metti a lanciarmi i pari! No, questo non è divertente. Questo non è divertente. Questo è poco divertente. Questo non è affatto divertente. Non sei per niente simpatico e divertente. No, aia. Ok. Questo, non sono contento di aver ripetuto la parola questo, può essere un problema. Un grosso problema. Ma questo cosa? Dispositivo di occultamento. Pistola d'energia. Andiamo con questo, va. Aia. Cavolo. Oh, non ho... vabbè, dai. Questo è utile perché posso usare la pistola di energia per fargli passare attraverso il colpo. Questo è interessante. Lo posso colpire e ferire anche se utilizza lo scudo. Però devo giocarmela con un minimo di intelligenza in più, direi. Quindi R. No. Sì. Ok. È fattibile. È molto fattibile. Nope. Nope. Maledetto rimbalzo all'indietro. Stai attento perché quando rimbalzano indietro mi fa comunque dei danni. Stiamo attenti adesso che questo farà male. Ok, evitiamo, continuiamo a evitare i colpi. Che piano piano lo sto comunque ferendo. Volevi? Ok. No, 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 oh, 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 oh. No, 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 no. Oh. Ma sei pazzo? Quello poteva farmi seriamente male. No. Aia. 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 Dai, il prossimo è morto. Il prossimo è morto. Non ci credo di essere morto quando l'ho ucciso. No, mi dico che lo devo rifare, vero? Ovviamente. Potevo davvero sperare di non farmi colpire all'ultimo. Oh, non si è preso lo scudo? Amico, si è dimenticato lo scudo. Boss defeated. Perché non si è preso la protezione sto giro? Non sei stato molto intelligente, lo sai, vero? Ok, delle stanze inutili.
delle stanze apparentemente molto inutili. Ok. Qua cosa c'è? Assolutamente nulla. E nell'ultima stanza... Attenzione. Or should I say, Jacker? Ghost? Surprise. How have you been? Did you come to kill me? That's an interesting way of saying hello. It's good to see you again. Tell Victor I have information. If something happens to me, he'll regret it. Victor isn't my boss anymore. Jacker, I'm here to take you home. What? I thought you... Boogan is waiting for us outside. Boogan? Is here? Yes. Come on, let's go. Nakamura is coming for you. We have to leave before they arrive. E abbiamo salvato. Good having you back. I can't believe Victor would go that far. Kidnapping me? After we're done with Nakamura, he's gonna pay. I don't know. This is getting too dangerous. Maybe we should quit while we're ahead. Boogan, we are so close to reaching our goal. We can't quit now. And what if something like this happens again? We were lucky to have Ghost around, but what if Victor targets us again? Siete fottuti. That reminds me. How did you convince Ghost to save me? Now that's the weirdest thing. She was the one that did everything. I was terrified and didn't know what to do. She figured it was Victor who was responsible, so she made a plan and broke in to rescue you. I just drove. Seems like a computer just disobeyed its boss to save your skin. No. What if this rescue was just a trick to earn my trust? What if Victor planned the kidnapping and the rescue? What? But potrebbe essere. Why would Ghost have saved me? Where's the logic in betraying a boss to protect a client? Maybe Ghost was pretending to help us. Maybe Victor wants something from the Nakamura space station. Jesus, I can't imagine a person being more paranoid. Victor's twisted and cunning. We can't underestimate him. Jacker, just talk to Ghost before assuming the worst. Beh, sarebbe anche un'idea, sì. Hi, Ghost. Thanks for helping, well, for rescuing me. Boogan tells me you were the one that did everything. You're welcome. But don't believe everything. You know he tends to exaggerate. Yeah, I know. Ghost, you know that Victor won't be happy about this, right? I mean, you're going to be in serious trouble. A normal boss would fire you, but Victor's hardly normal. Yes, I'm aware. I know perfectly what I did. Then why did you go against his orders? He's your boss. I'm just a customer. And recently I've been somewhat harsh. You could have just left me there. You didn't gain anything by letting me live. Why did you rescue me? When I first took this job, when you were pretending to be some kind of spy agency, everything felt like a game. Other jobs were boring in comparison. It's not like other people actually talk to me. Ghost, your task is to steal that microchip. Contact us when the mission is complete. Ghost, disable the generator and report back. Every mission was just a distraction to keep me from thinking about how boring the next mission would be. But you two treated me like a normal person. It felt like this mission really mattered. Like it was going to actually change my clients' lives. Especially Boogan. It meant a lot to me when he told stories. Like when you two met for the first time. It was so funny. He was trusting me with his personal life. No one had done that before. So I was happy working for you. But when I started closing those valves in the labs, I started to feel strange. A torrent of thoughts and ideas I never had before started to flow into my mind. Like an alter ego was trying to talk to me. Trying to make me doubt myself. I guess that means you didn't know about it. But then you found out. Yeah. There's a link between me and that space station. What if I'm not really human? It scares me just thinking about it. But I have to find out what's going on. So you need us if you want to reach the truth. I can't do this by myself. You can print my body, read the system, hack computers. I can't. The only way forward is to ask for your help. Will you help me? Well, I feel like garbage. I should trust Boogan more often. Ghost, are you sure about this? You're probably not going to like what you find. I'd prefer to face my origins rather than live forever with this uncertainty.
I want to know who I am. Then, let's continue? Definitely. Perfect. Then let's go. With any luck, the android will be in the same location you left it. By the way, I owe you one. Ok, ma siamo realmente nel posto dove l'abbiamo lasciato? Sì, il robot è esattamente dove avevamo lasciato, in questa stanzetta. Quindi ragazzi, direi che per questa parte possiamo anche fermarci qua. Abbiamo salvato Jaco, siamo tornati nel nostro body e siamo pronti a continuare la nostra avventura andando nella nuova zona che dovremo sbloccare con la carta di colore, non mi ricordo qual è. Ok, altri punti non abbiamo, abbiamo tutto quanto attivato, niente di che. Quindi, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video di Ghost. Qui da Scene è tutto, bye bye, ciao!